Si trova tra le colline della provincia di Firenze il primo e finora unico centro in Italia autorizzato dal Ministero della Salute a recuperare e ospitare cavalli, muli, asini e bardotti sotto sequestro. Il cavallo che arriva qui sicuramente è un animale maltrattato, abusato, quindi che ha dei problemi fisici quasi sempre. Il più frequente è quello del deperimento, della trascuratezza, quindi problemi abbastanza invasivi che hanno creato dei danni. Per fortuna quasi mai permanenti, ma ci sono anche degli aspetti psicologici da affrontare. Sono animali che sono poco conosciuti, con un parametro comportamentale completamente diverso e talmente poco comprensibile a chi non è esperto da fargli veramente degli abusi psicologici notevoli senza neanche accorgersene. Quello che noi facciamo è riportarli a una situazione di fiducia nei confronti degli umani. E contribuite anche a far sì che gli umani capiscano meglio come capire i cavalli. Sì, questa è una delle missioni più importanti che noi ci vogliamo porre davanti, non solo quella di intervenire e denunciare il maltrattamento, ma quella di far capire alle persone di che tipo di animale si sta parlando. Oltre che di tutela, l'IHP, Italian Horse Protection, si occupa di promuovere nuove leggi e di far conoscere e rispettare il mondo di questi bellissimi animali. Animali spesso maltrattati, vittime di abusi e sfruttamento, che qui trovano una nuova vita, come Domingo e Arturo, un asino e un pony rispettivamente. Il primo, oltre a essere denutrito, aveva gli zoccoli deformati tanto da non poter quasi stare in piedi e la cavezza così stretta che gli era entrata nella pelle, piagandola. Per lui la cura non è stata solo del corpo. Superato la prima fase, quindi fisica, psicologicamente era molto abbattuto, quindi abbiamo attraversato un periodo in cui abbiamo dovuto aiutarlo anche sotto questo aspetto a recuperare la fiducia verso l'uomo e a riprendere la voglia di vivere proprio. Adesso invece la fiducia verso l'uomo mi sembra... Sì, assolutamente, come vedete ha ripreso pienamente sia la fiducia che lo sprint ideale per... E Arturo, anche lui arriva da un sequestro per maltrattamento, lasciato anche lui, abbandonato a se stesso, è stato trovato, fisicamente anche lui era molto dimagrito, era deperito e... aveva parassiti ovunque. Arturo ha una particolarità, è un cavallo che soffre, un pony che soffre di asma e quindi vengono alimentati due volte al giorno con del cibo particolare proprio per evitargli attacchi asmatici. Malati, sottopeso, anziani come Romina, sequestrata in quella che un tempo era una fattoria didattica. Lei era veramente in brutte condizioni perché poi l'altro è anziana, una cavalla molto anziana e quindi non riusciva più ad alimentarsi anche con l'erba, il fieno, quindi era molto deperita tanto che non stava quasi più in piedi. E adesso la vedete sta bene, però tutti i giorni comunque gli diamo un pasto abbondante extra di cose un po' particolari, più digeribili per lei, per la sua età. In questo centro i cavalli vivono allo stato semibrado, hanno ampi spazi in cui muoversi, possono pascolare tutto il tempo che vogliono, in natura lo fanno per almeno 16-17 ore al giorno, vivere in branco e interagire con gli altri animali e naturalmente sono scalzi. A loro vengono garantite cure, pulizie e cibo adeguato alle necessità. Tutto va avanti grazie a donazioni, sponsorizzazioni e adozioni a distanza. È una formula che permette anche a chi non può avere un cavallo, in casa proprio, ma di aiutare un'associazione a mantenere questi cavalli e in più di venirli a trovare, quindi conoscerli di persona, passare del tempo con loro. Come si fa? Basta andare sul sito, ci sono tutte le storie, tutte le foto e con una donazione minima di 20 euro annua, naturalmente senza nessun vincolo, contribuire appunto al mantenimento di uno di questi cavalli, in cambio viene spedito un certificato con la foto e la storia a nome del donatore. Oltre naturalmente all'opera dei volontari. Io ultimamente sto dando una mano a loro, mi occupo ad arrangiare i cavalli, curarli, vedere se tutto è a posto e così si spende il giorno qui. Che cosa ti dà questa attività? Tanto, perché riesco a aiutare a fare qualcosa di utile e in più sono animali che ogni giorno, anche se una piccola cosa, qualcosa di speciale salta fuori. Facciamo i cibi per i cavalli, facciamo i controlli e ci prendiamo cura dei cavalli. Perché lo fai? Perché è una mia passione, i cavalli e... Da quando sono piccola che mi piacciono gli animali e appena ho saputo che potevo fare volontariato in questo centro di recupero ho detto di sì e non ho mai smesso da quel momento. C'è qualcuno che è il tuo preferito? Tutti. L'ultima avventura è il trasloco, realizzato in pochi mesi in questi spazi che 6 mesi fa erano coperti di rovi. Abbiamo compiuto
un piccolo miracolo, perché in meno di 6 mesi trasferire 67 cavalli in un posto che appunto era in passato attrezzato per ospitare cavalli ma assolutamente abbandonato da diversi anni, con le pochissime risorse economiche che avevamo e che purtroppo ancora abbiamo, è stato veramente un mezzo miracolo. La storia è che questa deve essere sicuramente un punto di svolta. Un trasloco che ci ha messo in enorme difficoltà, perché un'associazione di soli 5 anni non era assolutamente attrezzata da un punto di vista sia di risorse umane che finanziarie per affrontare uno spostamento di questo tipo, e in più occasioni abbiamo veramente tremato all'idea di dover smettere tutto. Invece ce l'abbiamo fatta e da qui riparte l'attività di HP con tutto quello che c'è stato, speriamo moltiplicato per tante volte.